saranno anche posti all'ordine del giorno. Ma alcune precisazioni sono già state fatte da chi mi ha preceduto, però è corretto e giusto riportato, dato che è stato spesso posto il dito proprio su queste assenze, sulle difformità o sulla mancanza di alcuni contenuti, a corredo di quelli che erano, che sono i tempi che abbiamo appena intercitato. Questa mattina è qui ad approvare le delibere. Come diceva anche il segretario, quindi mi fa piacere ricordarlo, sono tutte firmate, hanno tutto il parere favorevole e quindi noi andremo ad affrontare, a studiare, quindi ad andare avanti, ad approvare come legge di bilancio solo ed esclusivamente atti in regola. Quindi c'è stata sicuramente una difficoltà e mi auguro che faccia anche appello a chi poi è l'organo competente a fare in modo che anche noi abbiamo avuto qualche problemino a rileggere, a collegare, ed è qualcosa che porta via tempo, ma fa parte anche del lavoro del consigliere comunale, quindi che potrebbero facilitarci, però cerchiamo di andare avanti sugli atti e su quelle che sono poi le proposte concrete. Io non sono avvezzo a dire tutto quello che troviamo ora, anche perché purtroppo in gran parte immaginavo quello che trovavamo ora nelle casse dello Stato, del conto, ma non si sono allargati, è per poco, però a me non piace dire, non è cosa mia, è stato qualcuno prima di me che ha tagliato, anche perché parto dal presupposto che il tempo sia necessario amministrare così, perché ritengo che ogni buon amministratore faccia di tutto e si comporti in maniera ninja, in modo tale da non dover accumulare debiti e da non dover fare atti che poi lavino sulle casse del comune e di conseguenza sulle tasche dei cittadini. Io volevo richiamare, giusto per tornare sul capo a quello che è l'ordine del giorno, solo brevemente alcune sentenze eseguite della Corte dei Conti. Leggo una sentenza che dice: la sentenza 2 del 2005 della Corte dei Conti, della sezione riunita della Regione di Sicilia e poi della successiva sentenza 2 del 2018 della Corte dei Conti, della sezione riunita della Regione Campania, dice che se i debiti derivano da una sentenza esecutiva, quindi tutte quelle che sono lettere A, l'ente locale può addirittura pagare il debito prima che il Consiglio Comunale lo approvi. La sentenza in oggetto, quindi le sentenze in oggetto, nascono da una precisa necessità. Quindi l'attesa della riunione annuale di delibere, quindi il trascorrere del tempo, potrebbe addirittura comportare l'aumento del debito stesso, quindi un aggravio maggiore per le casse del comune. Quindi anche in questo modo il comune potrebbe addirittura procedere al pagamento senza che noi ci assumessimo la responsabilità, perché noi oggi, come tutti ben sapete, che come fa spesso l'opposizione, è capitato anche a me di stare seduto dall'altra parte, quindi di esimerci dal gravoso compito di approvare questi bilanci, questi debiti. Io ho apprezzato l'intervento del consigliere Sino quando ha detto oggi toccherebbe a me dire che i debiti non vanno pagati, per qualche piccolo tecnicismo, perché c'è un ritardo nell'inserimento del sistema o per qualsiasi altro motivo, e spesso purtroppo le opposizioni fanno così, ma anche a me fa piacere così parlare con quello che è benissimo, abbiamo fatto consigliere Esposito, così è più corretto, abbiamo fatto un'amministrazione insieme, però quando purtroppo abbiamo la necessità avere a che fare con i numeri, che è materia ostica un pochino per tutti, a meno che non si abbiano le competenze che per fortuna i nostri dirigenti e i nostri assessori hanno, il cuore passa in secondo piano. Bisogna capire perché si mette in gioco, diciamo, si vota su cose che vanno a toccare le casse del comune e le tasche dei cittadini. Qui non, io penso che nessuno di noi abbia fatto prima un intervento per saltare applauso, per fare, diciamo, il consenso della famiglia, però è importante sottolineare e stabilire che
bilancio del comune, difficilmente potremo poi arrivare a prestare somme anche piccole, o per il buco, o per le scuole che chiudono, o per le scuole che non si possono tenere aperte, o per i trasporti, o per tutto quello che i cittadini hanno il diritto e il dovere di avere. Però dobbiamo cominciare da qui. Grazie. Grazie al consigliere Guarnuccio per il suo intervento.